e Benvenuti a In Onda. Buonasera allora, in curanti delle vacanze, incuranti delle Olimpiadi, eccoci qui a parlare ancora una volta di crisi, di impresa, di monti. E lo facciamo con uh, ospiti qualificati. Uno è il uh, giornalista di Liberación Eric Joseph, l'ho pronunciato bene? Mi sono Bellissimo. allenato prima ecco. Eh, Eric Giuseppe sarebbe insomma, in teoria in, in lingua italiana, corrispondente appunto per 17 anni, quindi 17 anni che in Italia si vede che si trova bene, giornalista di Liberazione, collegati dal nord-est, dal luogo che io non conosco con precisione, abbiamo Giuseppe Bortolussi, segretario della CGA, Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre, c'è Bortolussi? Eccomi qua, buonasera a voi. Buonasera. Segretario da niente meno che 32 anni, se ho calcolato bene. Ma anche imprenditore, eh. dirigente d'azienda, consigliere regionale. Ex assessore due volte, ex candidato alla presidenza della regione. Insomma, un uomo pigro, par di capire. E poi abbiamo eh. collegato Mario Moretti, collegato. Il presidente del gruppo GEOX da lui fondato che ha insomma una, una storia imprenditoriale eh, in, in parte nota e in parte che è sempre bello ricordare. Però noi cominciamo dalle solite cose di Casa Nostra, anzi neanche, perché Casa Nostra ormai è l'Europa, Giuseppe, e quindi cominciamo dalla polemica che riguarda Mario Monti, che in sostanza che cosa ha fatto? È andato domenica, si è fatto intervistare dallo Spiegel la settimanale. Spiegel e ha detto più o meno, eh, dopo aver parlato di, del fatto di temere un sentimento antitedesco, ha rivendicato il diritto dei governi a mantenere un proprio spazio di manovra indipendente rispetto alla decisione dei parlamenti. Ecco, questa cosa ha scatenato un vero putiferio di polemiche, prima in Germania, poi un po' di riflesso in Italia e ora lentamente c'è anche qualche polemica, appunto, europea. Viene da chiederle. Se, eh, siccome Monti in sostanza rivendica che si possa fare in Europa ciò che in parte ha, ha fatto in Italia, perché ricordiamo che, insomma, che è subentrato a un governo che era ancora eletto, è stato nominato da un Presidente della Repubblica, insomma secondo un'emergenza un e un'anomalia democratica, viene da chiedersi se i tedeschi non siano più sensibili di noi, forse, alle regole base della democrazia. Senz'altro, oggi in Italia da, dal novembre scorso si trova una situazione di emergenza una situazione anormale. Il fatto in effetti che ci sia un Presidente del Consiglio che non sia stato designato attraverso l'elezione è una situazione del tutto eccezionale. Eccezionale deve eh, finire al massimo alla primavera del 2013. Eh, la Francia ha conosciuto le situazioni anormali di questo tipo. Quando nel 1958 in piena di guerra d'Algeria si è richiamato il General De Gaulle. Per appunto prendere la, la, la direzione del paese che poi si è trasformato in Repubblica semipresidenziale, c'è stato appunto il sentimento che in situazione proprio di emergenza c'era la, la, la necessità di prendere delle, delle situazioni, delle scor scorciatoie in qualche maniera istituzionali, a tale punto che il grande avversario dell'epoca. Eh, di De Gaulle, François Mitterrand aveva detto dopo di, di che, quando, eh, quando De Gaulle aveva eh, scelto anche il, il sistema presidenziale con, eh, con l'elezione al suffragio universale, aveva parlato di un colpo di Stato permanente. Eh, soprattutto eh, lei ha usato la parola guerra. Che... Eh, infatti, ma, eh, adesso eh, no, che guerra, guerra c'è, eh, cioè, l'emergenza è che c'è la necessità di prendere i provvedimenti molto veloce, perché i mercati vanno veloce? Perché ci sono dei proventi che non sono stati presi per tanti anni e non soltanto in Italia, ma anche in Francia, in Grecia, lo vediamo, in Spagna. E, e questo ovviamente c'è una situazione molto difficile in cui c'è bisogno di trovare delle situazioni Ma così potrebbe sembrare veloce. che i mercati valgono insomma, qualcosa di più del, del puntiglio democratico, mettiamola così. Questo è il, è il punto: è che i mercati rischiano di valere di più se appunto l'Europa non si organizza. Ma Se fosse andato in, in Francia, secondo lei Monti a fare questo discorso cosa sarebbe successo? Ma penso che in effetti è sempre un po' delicato di fare un discorso di questo tipo all'estero. Detto questo, il sistema francese è semipresidenziale, il Presidente della Repubblica è eletto al suffragio universale diretto, l'esecutivo è molto più forte e anche se in Francia l'esecutivo è molto forte, oggi è molto debole di fronte alla situazione che si crea, perché la vera sfida è, di fronte ai mercati, a creare un potere europeo eletto e legittimato dalla democrazia. Questo è il problema di fondo e oggi io personalmente seguo ovviamente con grande interesse i dibattiti sulle leggi elettorali in Italia, però la vera domanda, la vera posta in gioco è la riforma delle istituzioni europee. E dunque è lì, è lì veramente che si gioca il futuro nostro, italiano, francese, greco, spagnolo. E la democrazia, la vera democrazia, non deve essere soltanto una democrazia sulla carta. La vera democrazia deve essere effettiva e oggi se si vuole avere una democrazia efficace, e efficiente, è a livello europeo. E dunque il vero cantiere dovrebbe essere il cantiere europeo. Dovrebbe. In una battuta, eh, volevo sapere se per lei però è un'affermazione un grave oppure no, quella di Monti che in sostanza rivendica una maggiore autonomia dei governi rispetto ai parlamenti, tra l'altro proprio in Germania dove c'è la, la Corte Costituzionale che deve decidere sulla, sui ricorsi fatti da alcuni parlamentari sul Fiscal Compact e sul fondo di stabilità, sul meccanismo di stabilità, quindi forse l'hanno vissuta insomma, in maniera anche diretta a loro. E poi, perché io penso, se l'avesse detto Berlusconi, secondo me. Forse saremo qua a dirci delle altre cose. Con le, con le pistole e le bombe a mano. Sinceramente, cioè, lo dice Monti, no, no, e quindi eh. uno tende a dire è anche accettabile, fa parte forse no, di un beh, suo è ragionamento. È scoppiato no. comunque un bel sì, casino. Sì, certo, eh. certo, no, ma dico dal suo punto di vista. Beh, ricordiamo comunque che Berlusconi c'era un elemento in più, la questione del conflitto di interesse. Certo. Però al di là di questo, senz'altro c'è una questione che non si vuole affrontare o si affronta difficilmente in Italia da tanti anni è la capacità dell'esecutivo di essere stabile e di avere i mezzi di azione. Allora, senz'altro le dichiarazioni di Monti possono apparire maldestre. Fuori posto perché sono appunto un, un, un giornale straniero. Ma le dicevano rivolte più all'Italia che non alla Germania: cioè a dire così non si può governare. Senz'altro, però c'è un problema di fondo. Il problema di fondo è la capacità di, di, degli esecutivi di rispondere velocemente alle, alle situazioni, alle problematiche e poi la vera posta in questione è che, tra l'altro, anche Angela Merkel ha posto come problema quando ha detto che bisogna fare dell'unione politica per prendere le decisioni economiche e finanziarie e, appunto, far questa unione politica e fare un'unione politica non vuol dire fare un'unione intergovernativa tra i governi che si mettono d'accordo, vuol dire fare veramente un'Europa eh, con delle istituzioni democratiche, dunque veramente che i, i, i cittadini votano ad esempio il Presidente della Commissione certo. e che, a, che, che anche il Parlamento europeo abbia molto più potere. Certo. Eh, Pollegato, io vorrei arrivare a lei perché ehm, lei ha detto non molto tempo fa che mh, questa crisi in fondo si è anche preso un rischio ha detto questa crisi ovviamente è un male perché ci siamo in mezzo però è anche un bene perché eh, possiamo andare avanti cioè nel senso che lei dice innanzitutto secondo lei i giovani europei vogliono, eh, come dice il corrispondente di Liberation, un'Europa unita ma soprattutto la vuole lei, cioè lei dice o facciamo questa benedetta Europa politica oppure si deve sciogliere però facciamo non si sa quanti passi indietro. Ma eh, mi sembra eh, questa mia riflessione logica, perché fino a ieri, prima della crisi, noi avevamo un'Europa che non era un'Europa, era un'unione geografica, avevamo un'unica moneta, avevamo il vantaggio di girare l'Europa senza documenti. Però in realtà eh, l'Europa non esisteva perché ogni membro della comunità europea agiva in maniera indipendente, tanto che se qualche presidente di un'altra nazione veniva a visitare l'Europa non sapeva con chi a parlare per capire l'Europa. Oggi invece l'Europa è davanti a una decisione. O l'Europa eh, si unisce e unire vuol dire approva una Costituzione approva un presidente magari eletto dal popolo. Incominciamo ad avere delle leggi sociali uguali per tutti, delle leggi finanziarie uguali per tutti, anche un mercato del lavoro visto i che paesi... lei è imprenditore. Visto che lei è imprenditore, Incom... dico anche un mercato del lavoro, magari più simile. Anche un mercato di lavoro, ma inteso soprattutto con le regole che siano uguali per tutti, e soprattutto in questo periodo di transizione, è necessario che i paesi che sono più avvantaggiati debbano in qualunque maniera aiutare i paesi meno avvantaggiati per poter raggiungere l'equilibrio. E questo non si fa soltanto prestando o dando il denaro con gli interessi, ma bisogna che si trovi all'accordo perché solo così noi riusciamo a costruire l'Europa. In caso contrario è meglio che l'Europa già da domani si divida e che ognuno prenda la propria strada. Io parlo da imprenditore con una convinzione mia personale ma anche a nome di tanti miei colleghi. Parlo a nome di tanti giovani, di tante persone che vogliono un euro forte, che vogliono un'Europa unita e che vogliono un'Europa capace un domani di dire la sua. Nelle riunioni internazionali non si può certamente pensare a un'Europa dove da una parte c'è la Germania, dall'altra c'è l'America e dall'altra c'è la Cina e pensare che la Germania da sola possa dettare le regole del mondo. Usciamo I tedeschi lo sanno storia. bene, questo. Usciamo dalla storia, ha detto insomma, anche Romani, Romano Prodi, ma un po' anche quello che diceva lei. Insomma, se se l'Europa non resta unita alla fine, perde un peso specifico che in un mondo tra Stati Uniti e Cina. Per dirne solo due non, non ci possiamo permettere, bortolussi mi sento. Senta, ho dimenticato di citare una delle sue professioni tra le 20 o 30 che ho citato prima. E c'è anche quella di scrittore, se non erro. Perché pe lei ha scritto il libro recente e diciamo puntuale sì. rispetto a questo periodo che si chiama Tassati e mazziati. Che io addirittura ho letto. E dove c'è un passaggio che adesso qua non è testuale, ma dove lei spiega numeri alla mano, se ricordo bene che lo Stato italiano, anche senza i soldi dell'evasione dell fiscale, ogni anno incassa molti più soldi della Germania. Siccome questa mi sembra una cosa stupefacente, volevo chiedergliene conferma. Ma guardi, è molto semplice. Eh, noi parliamo molto di evasione fiscale ci facciamo anche molto del male non dico che non ci sia c'è senz'altro come c'è in tutti i paesi c'è un professore austriaco dell'università no, di Linz ce n'è di più Linz. per essere precisi sì, sì, loro dicono che ce n'è di più fatto sta che in ogni caso no. lo Stato italiano riceve più tasse di altri popoli per esempio imposte tasse e tributi, pressione tributaria, riceve sei punti in più della Germania e due e mezzo in più della Francia. Cioè il cittadino italiano paga molte più tasse degli altri paesi, ripeto anche della Francia per quanto riguarda la pressione tributaria. In particolare della Germania si parla del 2007 perché è un anno in cui hanno equalizzato a livello Eurostat questi dati. Praticamente sono due punti e mezzo più della Francia e sei più della Germania. Qualcuno dice ma perché c'è un debito pubblico maggiore? Prima osservazione, ma non l'abbiamo mica pagato e ancora fermo lì, non abbiamo pagato nulla, non solo ma anche tenendo conto della differenza di debito pubblico, cioè due punti, uno con la Germania, restano sempre quattro punti da spiegare, in poche parole. Noi paghiamo più tasse degli altri paesi europei. E abbiamo di meno, ma in ogni caso paghiamo di più. Dove vanno a finire questi soldi? Tenendo conto che siamo entrati nell'euro e abbiamo dimezzato quasi la spesa per interessi sul debito pubblico. Abbiamo eh, praticamente privatizzato per 205 miliardi, siamo il secondo paese europeo dopo la l'Inghilterra a aver privatizzato abbiamo un grave deficit di eh, infrastrutture, sicché sì i soldi non li abbiamo spesi per fare opere importanti e, ripeto, paghiamo più tasse degli altri. Il cittadino ecco. dovrebbe chiedersi dove vanno a finire dal momento che il debito pubblico non l'abbiamo pagato sì, o non lo stiamo pagando. Eh, prima della pubblicità eh, Bortolussi, sempre per completare la sua complessa biografia, ricordiamo allora. che lei nel 1993 si batté contro la minimum tax. Nel 1995 certo. contro la riforma pensionistica, eh, contro il concordato fiscale, mm. poi in prima linea contro le misure fiscali adottate a livello nazionale negli anni 90, mm. contro l'IRAP, contro la dual tax, contro eh, i vari tipi di studi di certo. settore. Insomma, diciamo che lei non ha mai avuto il minimo dubbio sul fatto che non siano gli artigiani, i commercianti, il problema che riguarda l'evasione ehm, fiscale in Italia, come magari discuteremo dopo, Ma... dopo lo spazio pubblicitario. Ma eh, no, un prego. secondo. tra tante notizie negative ogni tanto ne arriva una positiva e ci fa piacere darla allora oggi un simpatico e complesso robottino è atterrato su Marte e ha un nome simpatico che è Curiosity e quel robottino ha portato su Marte una copia dell'autoritratto di Leonardo da Vinci e il codice del volo di Leonardo da Vinci lo dico perché dottor Polegato lei eh, tra le varie dichiarazioni che ha fatto ha detto che per ehm, sopravvivere alla globalizzazione dobbiamo fondamentalmente formare un'unità un nuovo imprenditore. Lei dice: L'imprenditore del futuro deve alzarsi e correre, e bisogna educare in un modo nuovo gli imprenditori e soprattutto lei nella sua, mh, nella sua parabola, visto che usa questa questa immagine, l'imprenditore, appunto, deve alzarsi e correre. Nella sua parabola eh, ha, ci ha messo molto l'innovazione. Quindi mi veniva l'idea, ho fatto una connessione con Curiosity, appunto, per questo. Cioè, quanto. Che cosa? Com'è, secondo lei, l'imprenditore del futuro italiano che deve che deve muoversi in questo mondo dove c'è un'Europa ancora insomma un po' zoppicante, comunque un mondo dominato dai giganti asiatici? Beh prima di tutto il fatto di correre è di non scoraggiarsi davanti a una situazione che veramente eh, non solo gli imprenditori ma tutto il mondo economico eh, può tremare perché al mattino, quando noi accendiamo la televisione, scopriamo sempre un altalenare di notizie che sicuramente non incoraggiano noi imprenditori, che abbiamo bisogno invece di avere una visione di ottimismo e di buona volontà e dobbiamo comunque andare avanti, anche perché abbiamo una grande responsabilità su tutte le persone che noi abbiamo coinvolto nei nostri progetti. Per quello che riguarda, se vogliamo parlare così, di una visione del futuro, di come si può superare la crisi, è quella di creare nel nostro paese, oltre a tutte quelle grandi aziende che hanno fatto l'onore dell'Italia, è quello di valorizzare di più le nostre capacità di creare. Tutto il mondo apprezza la creatività italiana, eh, l'abbiamo la, la nella moda, nella cucina, nella meccanica. Però si chiedono a molti all'estero perché voi di tutta la vostra creatività non riuscite a trasformarla in business. Ecco che la ricetta che io suggerisco a molti miei imprenditori è quella che io ho usato per costruire un brand mondiale della ditta che rappresento: ed è quella che, da una parte, di creare, ma accompagnare ogni idea che noi abbiamo con la proprietà intellettuale, cioè di impossessarsi delle nostre idee, e poi anche quella di collaborare con l'università, con i centri universitari, perché queste idee funzionino. Ah, plegato, in questa maniera senta, noi... A proposito, scusi se la interrompo, ma è vero che lei insegna proprietà intellettuale in qualche università? Sono invitato spesso nelle principali università del mondo, mi riferisco alla Columbia University di New York, MIT, e tra l'altro sono anche nel board con Mario Monti della Bocconi di Milano e incontro questi giovani per dare coraggio ai giovani, per spiegare che ognuno di loro può ripetere la mia storia, la mia esperienza, che è quella il giorno di aver avuto un'idea e di aver saputo non solo di avere l'idea, ma di aver avuto la capacità di gestire le idee. Io penso che anziché di parlare di idee in Italia noi dobbiamo parlare di progetti e progetti sono quelle idee che sono vendibili attraverso quella formula che io ho cercato di spiegare a voi. E quindi questo capitalismo che noi, e ha fatto la grande fortuna di questo Paese, deve anche cambiare. Cioè che non sia solo un capitalismo nell'investimento dei capannoni industriali, dei macchinari, ma anche un capitalismo eh, nell'investire nell'innovazione, nell'investire <coughs> dei giovani, nel collaborare con l'università. Perché è questo il segreto per vincere la competitività mondiale che oggi è grande, ma il prossimo anno sarà ancora più grande. Perché? Perché si apriranno ancora nuovi continenti, però se noi sapremo gestire bene le nostre idee, ritorneranno gli investitori a chiederci in ginocchio i nostri prodotti italiani. Bortolussi c'è ancora? Sì, Ma ci sono. È rimasto indietro di una risposta. Lei non insegna in nessuna università? No? Perché ci sarebbe anche questo no. nella sua biografia. Vediamo di colmare questa lacuna quanto prima. Senta. <ride> No, guardi, eh, credo. Purtroppo non ho tempo. Comunque eh. se vuole la risposta alla sua domanda di sì, prima, Sì, però guardi. ci aggiungo un altro pezzetto, eh. ci aggiungo un altro pezzetto così sì. da una risposta ancora più completa, Prego. che è questo. Negli ultimi vent'anni, ehm, il nord est, il mitico nord est, al di là della globalizzazione, delle difficoltà imposte sì. da uno Stato che non ha fatto le infrastrutture, che ha fatto, è tassato, e mazziato sì. e tutta un'altra serie di cose che insomma sappiamo. Qualche errore non l'ha fatto. Ma ha fatto chi? Eh, scusi. Il Nordeste, gli imprenditori, imprenditori è la categoria di, sì, che lei, di cui lei guardi, parla da 32 anni. Sì, guardi, di errori ne hanno fatti tanti. Però ricordo quello che, eh, guardi, per esempio di non imporsi di più, di non far sì che questo paese cambiasse in meglio, per esempio un paese dove si paga l'energia il 40 di più del resto d'Europa, i trasporti il 10 di più, la giustizia ha qualcosa dai 7 agli 11 anni... Per maturare una sentenza, i tempi di pagamento, lei sa quali sono, l'accesso al credito è difficile, il deficit infrastrutturale, tutte no, ma cose scusi, sulle io quali dico, abbiamo io dico, riflettuto. Io dico gli artigiani, le persone, persone che lei rappresenta, poco. qualche errore loro lo hanno fatto, secondo lei? Per esempio, non aver lottato per queste cose, non essersi imposte perché questo è il substrato che è necessario per produrre. Naturalmente potevano fare di più. Però, vede, eh, potevano fare di più anche nell'innovazione, potevano fare di più nel mettersi insieme, nel far crescere le loro aziende. Ma come chiedere di più a questa gente in un paese dove ci sono tutte queste difficoltà? L'Europa ci sta dicendo con lo Small Business Act che bisogna aiutare le imprese a creare l'ambiente adeguato. È difficile crearlo in Italia, dove c'è questa sfida, lo fanno. Le imprese più grandi, magari, ma le piccole sono quelle che in Europa negli ultimi dieci anni hanno creato il 58% dei nuovi posti di lavoro. Quindi errori tanti, anche di prospettiva, ma le difficoltà, l'invito li a considerare le difficoltà che hanno affrontato. Sul discorso dell'evasione devo dire che nel 1994 io ho cominciato quella battaglia che lei ha citato sulla minimum tax. Perché ho dimostrato al governo, che poi l'ha tolta, che le grandi aziende vadevano molto di più delle piccole. Per questo l'hanno tolta, e questa è stata la motivazione che ha usato a suo tempo Tremonti. Le società di capitali in quegli anni, il 60% dichiarava zero lire, era ancora no lire, e un altro 20% dichiarava qualche migliaio di lire. Quindi abbiamo dimostrato a suo tempo con i nostri studi che c'era chi pagava meno dei piccoli, cioè vadeva di più. Bortolussi, io volevo chiederle un commento a questa notizia, stasera niente, ho deciso di dare solo buone notizie. Il Sole 24 Ore ha pubblicato un articolo in cui dice che le regioni hanno deciso di contrattaccare fondamentalmente alcune regioni, sette regioni italiane, di metterci una pezza, visto che le banche eh, fondamentalmente non danno più soldi a nessuno, fanno fatica a dare soldi mutui alle, alle famiglie e soldi alle imprese. E quindi, tra l'altro, anche i vostri dati l'hanno confermato. Quindi le regioni ci mettono sì. 2 miliardi di euro, molti di questi soldi provengono anche da, da, dall'Europa, sono fondi europei, altri invece sono sì. soldi eh, che vengono dagli istituti mm. di credito, comunque che la regione ha messo insieme, il sì. Veneto ne ha messo insieme 385 e mi sembra una, una buona notizia perché tra, tra le difficoltà, come diceva lei, che devono affrontare gli imprenditori in questo momento della crisi è proprio quella, anche le aziende tra l'altro eh, che vanno bene, ci sono dei casi raccontati qua sul sì. su solo 24 sì, ore. Sì, se ne possono leggere, cioè anche aziende che hanno utili, certo. che esportano quindi seguono il grande modello eh, tedesco delle esportazioni certo. ehm, che vanno bene e quindi dovrebbero avere delle credenziali a posto, si sentono dire dagli, dai loro istituti bancari non, non vi possiamo dare più soldi addirittura qualcuno dice provate da un'altra banca che dopo un rapporto magari fi, di Certamente. fiducia di molti, di molti anni fa un po' specie si, sì. vede Proprio nel nord est uno degli errori che è stato fatto anche dagli imprenditori è stato quello di non coltivare, di non trattenere quella che era la realtà bancaria, che era fatta a misura della nostra economia, della piccola impresa. Oggi ci troviamo con una grossissima difficoltà di accesso al credito, è una difficoltà generalizzata per tutta Italia, per tutte le imprese, ma è particolare chiaramente per la microimpresa, per quella sotto i 10, è chiarissimo una grande impresa come quella di Pollegato può accedere a, diciamo così, a fondi internazionali, può emettere azioni, obbligazioni. È quotata in magari qualche borsa straniera. La piccola impresa invece ha solo la piccola banca locale. E questo problema è ormai arrivato a maturazione perché le aziende stanno chiudendo, la disoccupazione aumenta e bisogna chiedersi: a proposito di Europa, che Europa è questa che privilegia il discorso di tenere bassa l'inflazione invece. Che aumentarla e far sì che ci sia più occupazione. Ormai nell'eurozona siamo a qualcosa come oltre l'11%, cioè con la ricchezza, con le potenzialità. Con tutto quello che siamo e abbiamo dovremmo badare molto di più all'occupazione. Nel Veneto per fortuna ancora la disoccupazione è al 6,3%. È merito forse di quelle bistrattate piccole imprese che avrebbero bisogno di quel credito di cui lei parla ma che non lo trovano perché ormai la banca locale è sparita, i soldi si raccolgono nel nord-est e si portano da un'altra parte. Questo tema perché senza fondi, senza credito, le aziende chiuderanno. Vabbè, è una buona notizia quindi questa. Cioè, è il sole, mera, il è il molto no, buona. il Sole li dà come già pronti questi soldi, diciamo. Dalle regioni. Guardi, le regioni hanno fatto, molto, hanno fatto molto e stanno facendo molto con le loro finanziarie. Sto parlando per esempio della finanziaria del Veneto che già da tempo ha messo a disposizione dei fondi per le aziende in difficoltà. Ovviamente questo non basta, è un, però un segnale importante che potrebbe anche convincere qualcun altro a eh, sciogliere i cordoni della borsa perché questo è il grosso problema. Adesso sono anche gli altri problemi importanti. Ma il credito è quello fondamentale, Giuseppe. Intervista da lei rilasciata a prima comunicazione l'anno scorso, però insomma si parlava di una crisi che globalmente non, non è che sia cambiata molto. Lei ha detto la differenza tra il 92 e oggi è che allora il paese, parla dell'Italia, aveva nel cuore una speranza molto più forte, una prospettiva, qualcosa in cui credere la società civile, una sinistra mai sinora partita. Salita al potere, i giudici di mani pulite e del, del processo alla mafia, persino Berlusconi, un uomo che avrebbe potuto rilanciare il paese, oggi invece no. Domanda: perché oggi no? O, oppure? Non è che queste cose, tra l'altro lei era appena arrivato in Italia, le, le sembravano un pochino più dirompenti e rivoluzionari anche perché era un po' più giovane, lo dico anche perché abbiamo più o meno la stessa età, anche se riporta peggio ovviamente, senz'altro Filippo, eh, no, senz'altro nel, nel 92 eh, la situazione era una situazione molto difficile, eh, quasi difficile quanto oggi, però in effetti c'era nel paese l'idea che qualcosa poteva emergere per rilanciare il paese, tra l'altro nel 92 è una situazione un po' simile a quella di oggi, cioè all'epoca l'Italia aveva un sistema un certo, raggiunto un certo equilibrio, poi l'equilibrio si rompe, si rompe dal, dall'89 poi nel 92 con le inchieste manipolite, però c'è l'idea che, che sia i magistrati, la società civile, la sinistra, lo stesso Berlusconi nel 94 per una parte del paese potesse res, essere una via di uscita e di ripartenza del paese. Oggi è molto più difficile, non si vede tanto l'alternativa e probabilmente io penso che oggi anche lì l'Italia ha era basata su una forma di equilibrio, questo equilibrio si rompe perché siamo in fase di globalizzazione, di europeanizzazione, trasformazione del mondo micidiale, quando appunto si, cita, si pensa che il mondo è cambiato di un miliardo di abitanti in 12 anni, questa è la dimensione del cinesi. cambiamento. Non solo cinesi, non non cinesi, però c'è un cambiamento radicale. Questi equilibri non funzionano più, bisogna trovare nuovi equilibri e oggi l'Italia, come tra l'altro per la Francia, perché la Francia ha lo stesso problema, è come uscire da come uscire una situazione in cui eh, oggi ogni paese, ogni singola nazione europea non è grande abbastanza per difendere il suo modello sociale, il modello culturale, modello eh, economico, il modello sanitario. E come fa per eh, passare a difendere questo modello e ripartire e avere una nuova speranza? Io penso che l'unica via è proprio appunto, la federalizzazione, in qualche maniera, dell'Unione, la, la, la trasformazione di sovranità a livello europeo. Votando per, ogni tanto, magari. Eh? Vo votando regolarmente. Elezione, ma que no, ogni ma tanto. Questo, no, questo è questo è essenziale. Appunto, se si pensa di fare l'Europa dal punto di vista intergovernativo. O deciso a Bruxelles, questo non, non si avrà mai il, il, la soluzione. Si, si vede, si chiara, un esempio: si vede chiaramente che la Grecia non porra, potrà mai pagare i suoi debiti. Dunque, a un certo punto ci sarà da cancellare il debito. Eh, il debito eh, greco. Come si può fare? Si può fare soltanto dicendo cancelliamo il debito a condizione che non, riprodu... eh, non andate a Lo riprodurre. Ma dice lei alla Merkel che dobbiamo cancellare il debito ma, greco. Ma questo, ma questo la Merkel secondo me, anche i tedeschi possono capirlo, la cosa è che bisogna in effetti avere la garanzia che la Grecia non ricomincerà certo, a, fare, certo. a fare i debiti. E per questo ci vuole un controllo europeo e questo controllo europeo e anche i greci possono accettarlo soltanto se partecipano all'elezione delle istanze, istanze eh, europee che vanno a controllarli. Ma è vero per la Grecia come per l'Italia e per la Francia. Collegato voleva dire qualcosa che siamo in chiusura, una battuta? Ma io dico che mh, davanti a una situazione di tensione come sta vivendo il nostro Paese eh, non dobbiamo eh, perdere la calma. Eh, io sono molto fiducioso anche sul governo di Monti, che è un governo tecnico, che è un europeista che sicuramente dà un grande contributo per la normalizzazione. Oggi non ci sono delle date per sapere se la crisi è passata, però io sono convinto che il peggio sia passato, che l'euro è fuori pericolo e soprattutto che non torniamo indietro. Di come è successo qualche mese fa in cui non sapevamo più quale doveva essere il nostro passaporto, eh, lei è in completa controtendenza. Io spero che, dall'alto del fatto di essere uno degli uomini più ricchi d'Italia e non... di aver chiuso il, il, semestre, il primo semestre del 2012 con un, un, um, un, un utile netto di 21 milioni di euro. Se non sbaglio, Sper, spero che lei ci porti fortuna. Polegato. Ma io spero anche che vada in vacanza perché sbaglio, lei non è in vacanza con, con tutto quel fatturato lì. è... E lì ancora col pupazzetto della Geox dietro, insomma, pensavamo solo noi di essere qui a lavorare. Vede, Beh, vede è folle, eh, lei prima citava eh, i, i guadagni che non sono miei, i guadagni sono dell'azienda. Certo, ed, dell ed è certo. soprattutto l'azienda come noi imprenditori la concepiamo. Per noi imprenditori, il vero imprenditore sa che l'azienda è una fede. L'Italia ha bisogno non solo degli imprenditori ma di tutti e noi abbiamo una grande responsabilità, come lo ha il mondo politico, per gestire questo Paese. Allora, grazie Polegato, grazie Bortolussi, grazie a Enrico Giuseppe, grazie al pubblico. Adesso diamo la linea a Enrico Mentana per Film Cronaca Polis e noi ci vediamo come sempre domani sera dopo i TG. Arrivederci. Arrivederci.